Ci troviamo in Piazza Scala, Galleria Vittorio Emanuele, l'ingresso della mostra Leonardo III, il mondo di Leonardo. Voi siete sull'automobile di Leonardo, il primo robot della storia, potete girarvi intorno a 360 gradi. Queste sono delle rotelle, degli ingranaggi che servono per costruire questo che forse è il primo robot della storia. Provate a seguirmi di qua, venite, giratevi. Qui ci sono delle balestre che servono per mantenere il movimento, forse di un paio di ali in alto. Qui c'è un ruotino, il ruotino viene pilotato da questi programmabili, oggetti programmabili con dei petali meccanici. Queste due grosse rotelle, ne vedete qua una e dall'altra parte un'altra, girate sempre. Queste due rotelle servono all'interno per far muovere la macchina. Nascosto sotto ci sono due grosse molle e questo è come se fosse un piccolo carretto, un robot, che poteva andare in questa direzione. Forse sopra Leonardo voleva costruirci un pupazzo. Qui trovate altre centinaia di modelli, macchine tridimensionali, manoscritti sfogliabili, più di 3.000 pagine di Leonardo da Vinci, www.leonardo3, il mondo di Leonardo, venite a trovarci.